25 chilometri quadrati, tanto è vasto il territorio in quella zona est dell'Ucraina contesa tra Kiev e i filorussi, sul quale si trovano ancora a terra i resti dell'aereo malese. Bagagli, oggetti personali, non tutti i corpi dei passeggeri sono stati ritrovati e portati via dai mezzi di soccorso che continuano a cercare in mezzo ai campi di grano e dall'erba alta. Ma le accuse, con il passare delle ore, non si attenuano per lasciare spazio al lutto, anzi, aumentano di livello. Kiev punta l'indice contro i ribelli che sarebbero colpevoli di distruggere le prove di quello che definisce un crimine internazionale compiuto con l'aiuto della Russia. I ribelli replicano che le accuse sono false e aggiungono, con il leader dei separatisti, Alexander Borodai: inviate al più presto esperti internazionali, siamo pronti a fare il possibile per assicurare la loro sicurezza. Una trentina di osservatori dell'OSCE di fatto sono già sul luogo del disastro per accertare che tutto si svolga nella trasparenza, ma il lavoro non è semplice. I combattimenti intorno all'area di Donetsk tra i ribelli filorussi e l'esercito di Kiev vanno avanti. Il portavoce dell'OSCE, Mikhail Borchiuk, ha confermato ai giornalisti che resta un mistero la localizzazione della scatola nera e altissima l'insicurezza per loro civili in una zona di scontri. Quel corridoio sicuro, insomma, chiesto dalle autorità malesi per il passaggio degli investigatori inviati da Kuala Lumpur, è ancora da definire. Ed il ministro dei trasporti malese, Liob, ricorda a tutti che l'abbattimento dell'aereo è diventata una questione geopolitica, ma che non si deve dimenticare che si tratta prima di tutto di una tragedia umana.